Ma Presidente Moncada credo che ha dato la sua chiave di lettura, ha dato la sua opinione, quelle che sono le sensazioni che noi abbiamo così, ingenerato nelle sue valutazioni delle partite che abbiamo giocato. Quindi credo sia nostro dovere prenderne atto, ma soprattutto è nostro dovere prenderne atto come una forte stimolazione a dimostrare che abbiamo ancora energia, abbiamo ancora voglia, abbiamo ancora la capacità di centrare gli obiettivi stagionali che oggi sono ancora assolutamente alla portata. È chiaro che sono alla portata di una squadra che sarà in grado di trovare una maggiore continuità di risultato e di gioco nelle prossime partite, però ecco, non credo sia una debba essere per noi una forte stimolazione, ancorché farci capire che il Presidente ci guarda sempre con grande attenzione e con grande partecipazione, giustamente. Quindi sta a noi oggi, soprattutto partendo da Rieti, ecco, dalla prima trasferta che abbiamo subito in programma, dare delle risposte, perché poi le risposte noi siamo chiamati a darle in un modo ben preciso, insomma, giocando, ottenendo certi risultati, fornendo prestazioni. Quindi questo è il nostro compito e a questo dobbiamo dedicare ogni nostra attenzione. De Laurentiis ci sarà a Rieti? È una bellissima domanda. Diciamo che la previsione sia quella della previsione è quella di averlo a disposizione. Poi quanto, come, in che condizioni lo scopriremo nelle prossime ore, nelle prossime giornate, e quindi oggi è prematuro dirlo, ecco, però l'aver deciso di non utilizzarlo in Coppa Italia per un determinato iter terapeutico è una decisione motivata dal fatto che per noi è importante proprio per il campionato avere la squadra a disposizione nell'interezza del suo organico. Giochiamo contro una squadra che ama giocare ad alto ritmo, che ha un attacco di grandissimo talento, una squadra che è capace di tirare da 3 punti con ogni giocatore, con oltre il 50% di squadra. Quindi avremo bisogno del massimo dell'intensità anche sotto il profilo proprio dell'agonismo, dell'atletismo, del ritmo. Quindi mi aspetto che questo tipo di atteggiamento e questo tipo di fortitudo sia pronta per una vera battaglia.